Allora, a questo punto a me starebbe parlarvi del gioco, del videogioco, del cinema, delle serie TV, quindi prendete fiato e ricominciamo, no? Allora, cercherò anch'io di essere sintetico. Abbiamo parlato tanto di cross-medialità e di comics and games, ma alla fine che cos'è questa cross-medialità? È che abbiamo provato a celebrare l'idea di un autore che poi prende forma, prende vita in tantissime dimensioni e espressioni artistiche. Siamo qui in una libreria perché chiaramente abbiamo pensato con gli amici di Feltrinelli che in qualche modo Lucca Comics and Games fosse in qualche modo un'esplosione di tutto quello che c'era qui in Feltrinelli, quindi l'home entertainment, quindi il gioco, quindi il videogioco e soprattutto il libro. Siccome abbiamo detto che noi siamo produttori di contenuti, produciamo le mostre, produciamo gli spettacoli, abbiamo provato a consolidare, a dare forma a questa cross-medialità, per esempio con un'iniziativa straordinaria, che è quella che comincia a contaminare libro, romanzo e cinema con voci di mezzo. Abbiamo preso le voci del grande cinema, che poi prende forma nei grandi padiglioni, quello di Warner, quello di Disney dedicato a Star Wars, quello di Sky dedicato alle grandi serie TV, facendo leggere alle grandi voci del cinema i grandi passi della letteratura fantasy. Letteratura fantasy che poi esplode nei nostri padiglioni con grandi case editrici che qui troviamo esposte come Mondadori, che addirittura presenterà in prima mondiale il libro di un grande autore fantasy irlandese, Herbie Brennan, che anche lui fa compiere a una sua viaggiatrice un viaggio in un mondo fantasy e addirittura lo fa cominciare da Lucca Comics and Games. Potrebbe sembrare un placement dei più spregiudicati, ma vi giuro che non lo è. Herbie Brennan è venuto a Lucca, ha conosciuto Lucca Comics and Games e nel suo ultimo romanzo fantasy, di cui Mondadori sarà lead publisher a livello mondiale, fa cominciare ad Anna il suo viaggio proprio da Lucca Comics and Games, un'appassionata americana che viene per vivere il sogno a Lucca. Perché a Lucca si possono vivere i sogni, così come il sogno per esempio di Andrei Sapkowski, lo scrittore di The Witcher, che torna a Lucca e anche qui The Witcher è una grande idea, il grande sogno di un autore polacco che poi diventa videogioco nel gioco di The Witcher e gioco da tavolo nel gioco pubblicato da Giapponetti. Ecco che quindi a volte un sogno diventa molte cose oppure un autore si cimenta con diverse discipline. A volte c'è quindi l'autore che diventa cross-mediale, come Gianni, che è partito dalle terre del fumetto attraversando quelle della produzione cinematografica, adesso approda a un'altra forma di autorialità, quasi fosse un artista, un artigiano rinascimentale che attraversa e si cimenta con diverse espressioni. Ecco che Gianni approda al mondo di Gigi, ma di questo ne parleremo dopo. E cross-mediali sono anche i nostri partner, abbiamo già accennato la partnership di Sky, ma avremo quest'anno con noi Radio 2 che ci accompagnerà nel viaggio e magari porterà non solo il racconto di Lucca Comics attraverso le sue onde sonore in tutta Italia, ma magari porterà i suoi contenuti, quindi Greg e The Frigidaire saranno da noi a Lucca Comics nel palco dello straordinario Teatro del Giglio, che sarà lo scenario anche di Voci di Mezzo. Quindi esistono le idee che diventano sogni cross-mediali, ci sono gli autori che diventano autori cross-mediali, ci sono le grandi aziende che vogliono diventare cross-mediali e costruire una Star Wars Comics and Games. Qui insieme ai vari comunicati ce n'è uno che è particolarmente vibrante per noi, è la dichiarazione di Daniel Frigo, che ci dice che vuole celebrare a Lucca l'arrivo nelle sale cinematografiche del Risveglio della Forza e lo farà con un padiglione in una piazza. Daniel Frigo è il presidente della Walt Disney Company Italia. E in una delle piazze, che è forse la piazza iconica della città di Lucca, una delle più famose in Italia, verrà allestito un grande padiglione che sarà uno Star Wars Comics and Games. Ci saranno i videogiochi di Electronic Arts, ci saranno i toys della Lego, ci saranno i giochi di Hasbro. E Hasbro accompagnerà questo viaggio anche con delle sue grandi iniziative, come celebrare a Lucca con il campione del mondo, laureato a Macao italiano, gli 80 anni del Monopoly. Quindi celebriamo il gioco, celebriamo la letteratura e ci adopriamo per promuoverlo, perché abbiamo parlato dei Granguinici, ma Lucca che produce contenuti, che porta contenuti, che condivide i sogni dei nostri principali
produttori di contenuti che sono i nostri fan, i nostri appassionati, ecco che gli proponiamo anche una guida per quello che è il mondo del gioco da tavolo. L'anno scorso è stato Il Piccolo Principe, un grande libro a diventare gioco dell'anno, quest'anno Colt Express di Asterion, un gioco per famiglie che diventerà l'icona del movimento ludico italiano a Lucca. Quindi i percorsi sono tantissimi e come se abbiamo parlato di viaggio, abbiamo parlato di serie TV, abbiamo parlato di cross-medialità, non dire che a Lucca una delle grandi star sarà Steven Moffat, produttore, l'uomo che ha rilanciato Dottor Wu nell'ultimo quinquennio. Ecco che il viaggio del dottore e del suo TARDIS passa anche per Lucca con una grande anteprima e con una presenza unica di un'altra grande idea autoriale che diventa libro, che diventa serie TV e che diventa movimento e momento di condivisione fra i fan. E attenzione però, noi non celebriamo, abbiamo parlato ora di grandi franchise, c'è ovviamente Sony con che anticipa la grande saga di Uncharted, c'è Microsoft che porta per la prima volta giocabile in un evento pubblico Halo 5, e Activision che farà non da meno, schiererà anche lui le sue truppe con Call of Duty. Ecco, pur avendo parlato di tutte queste grandi realtà, financo a Warner con il suo Batman in tutte le salse, anche estetiche, fashion e lifestyle, però noi ci dedichiamo anche comunque a cogliere momenti unici nell'ambito produttivo italiano. Ed ecco per esempio che nelle nostre sale si potrà vedere per la prima volta Censors, il primo anime live action italiano interpretato da Emanuela Pacotto, una delle voci famose del mondo dei doppiatori italiani. Ecco, anche questo è un momento importante perché Lucca è la manifestazione dei fan, Lucca è la manifestazione delle grandi uscite cinematografiche, videoludiche e ludiche, ma soprattutto Lucca è anche il momento in cui nuove autorialità, nuove dimensioni artistiche si possono affacciare sul grande palcoscenico. Allora, abbiamo parlato del Gran Guinici e l'anno scorso è stato insignito con il titolo